Una domenica di sole nella giornata fredda d'autunno, con le temperature alte che hanno accompagnato una domenica mattina alla scoperta di Palazzo Berlingeri. Per valorizzare, tutelare e conservare al meglio il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Lo trovate nel nome di questa città prima del 1928, quando tornò ad essere chiamata Crotone, come la vecchia città di Croton. Siamo nel centro storico e il gruppo Fai Giovani, assieme a tutti i volontari della rete territoriale della Fondazione, ha proposto speciali visite a contributo libero nei luoghi che in genere sono chiusi al pubblico. Oggi vi spiegherò alcuni dei punti fondamentali del Palazzo Berlingeri. Come avete preparato queste giornate del Fai? Allora, sono venuti a spiegarci cos'è il Fai a scuola e successivamente ci hanno portato a fare dei sopralluoghi sul posto e ci hanno spiegato la storia ovviamente della famiglia Berlingeri e del palazzo. Al termine di questa visita guidata, soddisfatta? Sì, decisamente. Palazzo Berlingeri, conosciuto a Crotone come l'ospizio di Santa Veneranda, è addossato alla piccola chiesa ormai sconsacrata di Santa Veneranda, dalla quale ha avuto inizio la visita, per poi proseguire verso il caratteristico androne del palazzo, fino a raggiungere la corte con il pozzo. Allora, sicuramente bisogna dire che è molto interessante la sua storia, e particolare soprattutto il riquadro qui, che effettivamente adesso non riusciamo a vedere granché, il quadro non lo troviamo, però stimola la nostra immaginazione, soprattutto da crotonese ci fosse il quadro della Madonna di Capocolonna. Poi c'è questa gelosia che affaccia nella chiesa. Sì, sicuramente questa è una caratteristica tipica delle chiese del tempo e ci mostra quanto ancora all'epoca i crotonesi fossero legati alla chiesa. Un particolare della chiesa è appunto tutta la fascia affrescata, dove troviamo il nome del pittore, ma non sappiamo il cognome, e poi troviamo la data, ovvero 1708. Una scala collega il piano superiore, dove sono state visitate le sale, con i soffitti decorati di particolare pregio, affacciandosi sul complesso monastico di Santa Chiara. La qualità dei materiali usati, ma non solo, anche i colori dei disegni floreali e in particolar modo il rosone centrale in cui è rappresentato San Nicola sono appunto da ammirare. Nel rosone centrale infatti possiamo notare che è rappresentato San Nicola forse per diversi motivi, forse il riferimento a una leggenda di San Nicola di Bari, che un macellaio avesse appunto ucciso 3 bambini e li avesse messi sotto sale per poi venderli, e San Nicola appunto li avesse salvati facendoli risuscitare. Lui infatti viene definito proprio il santo protettore in particolar modo dei bambini. A farci da cicerone sono stati i ragazzi del liceo scientifico Filolao di Crotone. Lei conosceva questo palazzo? Sì, lo conoscevo, soprattutto perché il Palazzo Berlingeri, già il cognome stesso, è un cognome molto diffuso dentro Crotone, e questo ci fa sì anche di espanderlo anche ad altre persone che magari non conoscono questi edifici di Crotone, perché sono, diciamo, è uno dei pochi, soprattutto questo che è il Palazzo Berlingeri, che è abitato. Cosa si porterà dietro da questa esperienza? Ma sicuramente è bello stare a contatto con le persone, quindi magari i sorrisi delle persone, anche il fatto di aver imparato qualcosa di nuovo su questa città, che io non sono del posto, sono di un paesino accanto, però è bello sapere di più riguardo a questa città, che comunque è molto bella. Allora, questa esperienza è stata veramente bellissima, e ci siamo ritenuti utili nel mostrare e far visitare le persone in questo palazzo che comunque era stato chiuso. Abbiamo contribuito col FAI, che è appunto questa fondazione che collabora con l'ambiente, la salute per salvaguardare l'ambiente, quindi ci è rimasta veramente un'esperienza bellissima. Entriamo nella chiesa allora.